Promuovere nei cittadini una cultura della risorsa idrica, questo è l'obiettivo di Marche Multiservizi ed ASET che hanno organizzato un viaggio virtuale dell'acqua. Parte da un gesto semplice, quello di aprire il rubinetto e avere a disposizione direttamente nelle proprie case una risorsa eccellente. Poi sintetizza la complessità di un lavoro quotidiano da parte di aziende come Marche Multiservizi e ASET. Un lavoro che deve essere sostenibile, tendere al continuo miglioramento del servizio e far fronte ai continui mutamenti in atto. Tutto questo all'interno del viaggio virtuale dell'acqua, organizzato dalle due aziende in prima linea per promuovere una vera cultura della risorsa idrica. In conferenza stampa si è parlato dell'importanza di questa giornata come grande sfida per il futuro. L'acqua come bene primario rimane al centro di tutte le attività. Se manca l'acqua manca la vita di un territorio, la vita da un punto di vista di investimenti, la vita da un punto di vista di strategie. Quindi far capire che i piccoli gesti quotidiani possono garantire una gestione attenta e corretta, soprattutto in contesti come i nostri, dove l'acqua è presente, ma in altre parti del mondo molte popolazioni non hanno neanche la possibilità di avere questa risorsa primaria. Fra i temi toccati anche quelli del cambiamento climatico, dell'approvvigionamento troppo dipendente, soprattutto nel nostro territorio, da fonti superficiali e di una fragilità del sistema che necessita di una pianificazione messa in campo da Marche Multiservizi, ASET, assieme a Dato, grazie alla quale sono stati individuati alcuni siti potenzialmente idonei all'utilizzo di risorse idriche sotterranee che consentiranno al territorio di avere delle fonti di approvvigionamento stabili anche nei periodi estivi e di essere così meno dipendenti da derivazioni superficiali. Attualmente la nostra debolezza è quella di fare affidamento sulle acque superficiali, quindi se non c'è l'acqua non possiamo utilizzarla. L'unica vera soluzione sarebbe quella di creare comunque un invaso dove accumulare le acque che vengono disperse nel mare durante la stagione invernale. Sono soluzioni che hanno portato avanti anche altri, in maniera innovativa, anche altri territori, sono soluzioni che sono perfettamente compatibili con tutti gli interessi locali e con gli interessi anche ambientali, e quindi penso che sia il momento di iniziare a ragionare un po' su queste cose seriamente. Quanto è importante oggi parlare di acqua e quanto è importante anche cercare di far emergere nei cittadini una vera e propria consapevolezza del lavoro che viene fatto? Ma direi che la giornata mondiale dell'acqua è molto significativa proprio perché è la dimostrazione, la conferma che senza acqua non c'è vita. Il nostro territorio, per esempio, ha un tema di approvvigionamento idrico significativo, non dico critico, ma comunque che va attenzionato e sicuramente va migliorato. L'aspetto culturale dei cittadini è importante perché non sempre credo che sia la consapevolezza di tutto il lavoro, di tutti gli investimenti, di tutte le manutenzioni, le gestioni che sono necessarie per portare l'acqua dentro le case e poi portandola via con fognature e depurarla al fine di riversare al territorio. Lo dico perché purtroppo prevale ancora troppo l'uso del consumo di acqua minerale, con un aggravio sicuramente dei bilanci familiari, perché l'acqua minerale ha un costo molto più alto rispetto alla nostra, e ovviamente questo fa sì che poi dopo ci sia una scarsa disponibilità anche dal punto di vista tariffario, che è l'unico elemento che ci consente poi di investire per ammodernare gli impianti e creare continuità di un servizio fondamentale per la nostra vita, ma anche e soprattutto per le nuove generazioni.